Donna pericolosa, donna meravigliosa, regina di cuori. Ciao piccini cosmici e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia e tempi della filosofia. Un caro saluto alle sciampiste di Tokyo in particolare. E qui a bordo ci si diverte, sto facendo questo viaggio e me ne vo tra le onde, tra i flutti. Qui non ci sono. Non mancano le occasioni per divertirsi e da questo mio viaggio vi mando dei messaggi. Oggi sono qui, tra l'altro, anche con il mio caro amico Piero Angela, eccolo qua, che è nato, come sapete, probabilmente sotto il segno del Capricorno. Beh, questa giornata è dedicata anche a lui. C'è la Luna in Capricorno. La Luna è entrata in Capricorno, transita oggi e domani in Capricorno. Quindi Piero Angela sarà particolarmente concentrato, attento, con i suoi chakra e i dintorni, insomma, certamente l'attenzione del Capricorno sale, la sua precisione, esattezza, la sua razionalità si va molto chiara e precisa. Eccolo qua, il mio grande amico. Piero Angela, Pirodonna pericolosa. Sai, mi sono svegliato stamattina con questo motivo in testa, di Piero regina di cuori. Non so, mi sono alzato così. Oggi tra l'altro è anche il Dante D, il giorno in cui Dante, si suppone, parte dalla selva selvaggia e aspra e forte per fare il suo viaggio oltremondano, attraverso, sappiamo, l'inferno, fino al paradiso terrestre, per poi spiccare il volo insieme a Beatrice al paradiso, fino ad arrivare a vedere Dio. Puff, così. Oggi è il giorno in cui Dante si trova nella selva selvaggia e aspra e forte. Beh, questa luna in Capricorno ci fa pensare anche a ciò, perché come ho spiegato in certi casi, non ci ha spiegato, se pensiamo al segno del cancro come ad un paradiso terrestre, ad un Eden, dove allungando la mano tu prendi il frutto, possiamo immaginarlo così, questo è lo scenario bello del cancro. Questo luogo, quello del Capricorno, è la valle. È la valle ombrosa, è la valle di lacrime. Qui sì, è molto dura la situazione qui. Il segno del Capricorno è scabro. C'è la tempesta di ghiaccio qui, ice storm, qui c'è la neve, c'è il freddo che ti gela le ossa, che ti entra fin dentro le ossa. Questo è il segno del Capricorno in tutta la sua vivida simbolicità. Eccolo qua. E oggi la luna indica proprio questo. La luna, che possiamo dire che è la lancetta dei secondi dello zodiaco, sta puntando lì, oggi e domani. Ora, vediamo com'è per ognuno di noi questa influenza, cosa ci indica, cosa ci propone la luna. Vediamo l'ariete. Teniamo conto dell'ariete, che voi dell'ariete, insomma, siete contenti, avete il sole dalla vostra parte, pieni di vigore, pieni di energia. Piero Angela, il mio grande amico, pieni di vigore, pieni di energia, con questo sole che sta transitando. E poi sentite, avvertite che presto succederanno belle cose, a partire, certo, da maggio in poi, quando Giove entrerà nel vostro segno. Eh sì. Ora teniamo conto di questa luna. Basta contare il trucchetto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 macchine. Casa, quella del Capricorno. È vero che questa luna non è a vostro favore, quindi è una di quelle giornate con la luna, e oggi e domani con la luna un po' di traverso. Sì, non è grave, comunque avete questo bel sole. La luna vi disturba un po', oggi e domani siete chiamati ad essere un po' più razionali, cosa che a voi non piace tanto. Voi piace agire di pancia e ottenete spesso grandi risultati proprio grazie alla pancia, alle vostre viscere, a ciò che sale da lì dentro, puff, ed esplodete. Oggi dovete essere un po' più, oggi e domani, un po' più strutturati, dovete incanalare meglio le vostre forze. Ecco, l'astrologia serve proprio per questo, dà delle indicazioni, tra altre cose, vi dà delle indicazioni, dei consigli, delle dritte, in modo che non sprechiate energia per niente, perché sappiate dove indirizzare le vostre forze. A voi dell'Ariete conviene non disperdere energia inutilmente, ma concentrarvi su quell'obiettivo, su quella meta che volete raggiungere. Questo per voi dell'Ariete. Ariete, Arieti maschi, Arieti femmine, Arietine. Toro, buona giornata per il Toro. Certo, il Capricorno è segno amico del Toro, 120 gradi di distanza. C'è un telefonino qui, un telefonino qua, c'è campo, ti sento bene? Sì, eh sì. Qui il sole sente bene la luna. Quindi voi che siete del Toro, godete di questa luna, oggi e domani. Teniamo conto, quindi una bella giornata oggi e domani, sabato. Teniamo conto della posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nona casa. Ecco, avete una visione ampia. La nona casa è quella filosofica della visione ampia.
sentite, respirate qualcosa di molto grande, avete voglia di spaziare col vostro pensiero e i vostri pensieri portano anche lontano. Un po' come sto facendo io, che sto viaggiando su questa nave e vado verso un nuovo continente, anche voi avete voglia di nuovo, di novità. E guardate verso lontano, probabilmente state progettando un viaggio o oggi e domani vi verrà in mente di partire, appena potete, fare le valigie e imbarcarvi per un'avventura, per spostarvi dal luogo dove vi trovate. Tenetene conto perché le indicazioni che oggi vi dà la Luna, oggi e domani le sensazioni che avete, sono belle, prevedono, portano qualcosa di interessante per il futuro. Bella giornata, oggi e domani per voi Toro. Gemelli, certo, voi siete anche elettrizzati dalla primavera, i tre segni della primavera sono elettrizzati da questo inizio primavera, perché l'energia parte da qua, puff, esplode, qua, dal maschile al femminile, ai frutti acerbi qui, che sono l'allievo, il ragazzo che voi siete, gemelli, la ragazza, perché sapete, lo sapete, i gemelli sono eterni ragazzi. Godono sempre di questa protezione mercuriale, Mercurio è l'adolescente dell'Olimpo. Allora, com'è per voi questa luna? Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, si presentano delle sfide, ma che sono molto stimolanti per voi. Voi siete cerebrali, siete scintillati, avete una mente estremamente analitica, amate tutto ciò che è curioso, nuovo. Oggi e domani non è semplice ciò che vi si presenta, non semplicissimo, ma questo non è un problema perché voi avete sempre voglia di esplorare, capire nuove cose. Quindi approfittate di queste opportunità, porte che si aprono, situazioni in cui vedete qualcosa di oscuro, ma in cui voi potete buttarvi con la vostra scintillante intelligenza per scoprire delle cose nuove. Saranno molto stimolanti questi due giorni, oggi e domani, gemelli. E poi entriamo nei segni estivi meravigliosi, il Cancro. Ecco, per voi è proprio quella che si dice una giornata no, oppure una giornata con la luna storta, oggi e domani, la luna è contraria. Voi siete i detentori, voi del Cancro, cancerine, cancerini, voi siete i detentori, le detentrici della luna. La luna qui è nel suo domicilio, l'unico domicilio possibile della luna, qui in Cancro. Quindi sensibilità, poesia, dolcezza, percezioni, femminilità, la relazione col materno, la mamma, il vostro essere, se siete delle donne, il vostro essere donna, e per quel che riguarda l'uomo, la sua relazione con l'uomo. Tutto questo si trova qui in questo segno così a colori pastello. La luna è contraria. Ora, non è un disastro, semplicemente non è la vostra giornata, non potete essere dolci come al solito, avete difficoltà ad esprimervi in quel modo, c'è qualcosa che vi opacizza un pochettino. Ma questa luna, che dice guarda dall'altra parte, 180 gradi di distanza, e apre la porta su uno scenario che può essere molto carino. Questo sta a voi, prendere la palla al balzo, ho comprato anche una palla, prendete la palla al balzo, ecco, pac, così, e rendervi conto che dei problemi del vostro amato, della vostra amata, dovete rendervi conto che l'altro vi sta chiedendo qualcosa, vi chiede aiuto o chiede un consiglio da voi. Uscite un po' dal vostro guscio, voi avete anche tanto da dare, avete tanto sentimento, se volete, quindi avvolgete la persona che sapete che vi ama del vostro sentimento. Non dovete essere troppo concentrati su di voi oggi e domani, ma sull'altra persona, e questo serve anche a voi perché vi torna indietro karmicamente come un boomerang, tutto quello che si fa poi torna indietro. Cancro, leone, com'è per voi la giornata? Oggi e domani, il sole, come già detto, è dalla vostra parte, la primavera la sentite come, il sole è importantissimo per voi, segno amico Ariete, relazionato a voi. Questa luna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesta casa, ecco, giornata in cui occuparsi di cose legate al quotidiano, piccole cose, piccoli passi, passetti da tip tap dentro la giornata, così, e potete fare tante belle cose. È una giornata, diciamo, un po' modesta per voi che siete così amate la grandeur, le cose sfarzose, ma questo non importa, voi rimanete comunque il re o la regina dell'oroscopo, dello zodiaco, della logica zodiacale. Ma oggi è una giornata, se vogliamo, un po' sottotono, anche domani, ma niente di male, potete accomodarvi tranquillamente nelle cose quotidiane, sempre con il vostro splendore, lo splendore che vi è consueto. Vergine, ecco, la Vergine, per la Vergine oggi e domani sono ottime giornate, così come per il Toro, i segni di terra sono baciati da questa luna.
Capricorno, amico della Vergine, così come amico del Toro. Vediamo un po' la casa. 1, 2, 3, 4, 5, quinta casa. Ecco, e questo è interessante perché siete particolarmente creativi, voi creative, voi della Vergine. Giornata creativa, avete voglia di imparare divertendovi e anche di insegnare divertendo gli altri. Potete anche costruire, fare, a dipendenza delle vostre capacità, scrivere, suonare, ballare, recitare, fare dei vasi, costruire qualcosa. Avete voglia di creatività, siete molto concentrati. Voi poi della Vergine avete questa lente di ingrandimento che serve anche ad aumentare i dettagli, quindi vedete i dettagli molto bene e questi dettagli poi li potete inserire in un quadro ben strutturato grazie all'amico Capricorno che vi dà proprio la razionalità. Ottima giornata per la creatività. Oggi e domani, bilancia. La bilancia è... ha la luna un po' storta, un po' stortina, certo la luna è... qui non c'è tanto campo, qui ci sono 90 gradi, ma vediamo un po' il significato che ha. 1, 2, 3, 4, quarta casa. Beh, avete il sole contro, quindi non è proprio... l'inizio di primavera sempre così, vi rende nervosi voi della bilancia, vi rende nervosi, perché il sole è contro. Questo c'è anche come cosa generale. Poi oggi per giunta e domani la luna è storta. Comunque cos'è che dovete fare? Dovete concentrarvi sulle questioni legate agli affetti familiari, alle persone che vi stanno attorno, che volete bene, il papà, la mamma, i figli, se ci sono dei figli, quelli che sono nel vostro habitat, la vostra casa, il vostro focolare. Questa è la quarta casa per voi, dove transita la luna, 1, 2, 3, 4. Quindi questo non è grave, sapete, ripeto, le opposizioni, quando non c'è campo, le quadrature servono per capire qualcosa di diverso che ci arricchisce, non bisogna mai vedere queste cose in modo catastrofico, è sbagliatissimo. Quando c'è un ostacolo è proprio quello che permette di fare anche un salto di qualità. Quando tutto è facile, noi vivessimo una vita solo abbandonata, semplice, la mano dal cielo, ma non cresceremmo, no? La nostra psiche non crescerebbe, non si arricchirebbe, non sarebbe nulla. E abbiamo bisogno di ostacoli, difficoltà, e questo ci forgia, ci rende dei guerrieri, come potrebbe dire anche, dico così a vanvera, Piero Angela, mio grande amico, il mio amico del cuore. Ah, come amo Piero Angela. Beh, del resto ho anche comprato il libro, quindi... Vabbè. Lo Scorpione, ottima giornata, oggi e domani buone giornate, qui ci sono 60 gradi, lo Scorpione. Allora, 1, 2, 3, terza casa, siete particolarmente ciarlieri, uscite dalla vostra, dal vostro covo, dalla vostra grotta, dal vostro nascondiglio, voi che amate stare ritirati, la vostra privacy, nessuno, però oggi avete proprio voglia di esporvi, domani avrete voglia di esporvi, avete delle cose da dire, cercate naturalmente di dirle con una certa gentilezza, perché a volte le dite in un modo brusco, no, che ferisce gli altri, quindi siate gentili verso il vostro prossimo. Comunque è una buona giornata per voi, Scorpioni, oggi e domani. Grande capacità comunicativa, avete belle idee da trasmettere agli altri, approfittatene. Sagittario, la luna, per il Sagittario la luna è nella seconda casa del Sagittario, di voi segno Sagittario, quindi siete concentrati su cose molto concrete, materiali, solide, abbiamo bisogno di questo, di questo fondamento che è la materia, i soldi, le cose, gli oggetti. Oggi e domani non sono giornate particolarmente creative o così troppo spirituali, trascendenti, entrate nella trascendenza. Del resto voi a volte avete sicuramente dei momenti in cui avete dentro di voi la trascendenza, entrate nella trascendenza, voi siete un arcobaleno tra terra e cielo, scagliate frecce, certo, verso l'orizzonte ma anche verso l'alto, così, e incendiate il cielo come un fuoco d'artificio. Questa è la vostra grandissima capacità di unire terra e cielo, bellissima. Oggi e domani sono giornate in cui stare con i piedi per terra e occuparsi delle cose concrete, reali, buono, poi avete il sole dalla vostra parte. Sentite anche voi tantissimo la primavera, sentite l'energia nelle gambe, sentite guizzare i muscoli sotto la pelle, voi che siete così atletici spesso, comunque siete sempre in movimento in ogni caso, avete bisogno di movimento, aria aperta, aria libera, camminare, stare in mezzo alle piante. Capricorno, questa è la giornata del Capricorno, del nostro amico Piero Angela, Capricorno Doc, certo, l'origine controllata.
Capricorno, beh, oggi avete un'attenzione verso la realtà, ma straordinaria, una mente lucidissima, oggi e domani, una mente fantastica, lucidità a tutto spiano, riuscite a capire esattamente cosa fare, dove andare, chi frequentare, avete una mappa davanti a voi perfetta, cosa dirvi di più? È così, quindi oggi e domani fate il vostro lavoro e ottenete dei grossi risultati a qualunque livello, piccolo, grande, quello che voi desiderate. Due giornate perfette, ripeto, per mettere a fuoco qualunque mappa e qualunque situazione, riuscire a risolverla se c'è qualcosa da risolvere, oppure a godere delle cose se è questo che avete ciò di cui avete voglia. L'acquario, la luna per l'acquario si trova qui alle spalle, dodicesima casa. Voi siete già misticheggianti, avete questa apertura verso l'universo, verso avete sensazioni che vanno oltre, questo Nettuno è un'antenna, questo Nettuno vi è per così dire regalato dall'oceano Pesci, è qui che regna, nel domicilio primario Nettuno, nel segno dei Pesci, in questo oceano. Voi ce l'avete però nel cuore, nella parte esaltata, l'esaltazione di Nettuno. Siete razionali, siete pratici, sapete usare le cose, le tecniche di qualunque genere siano, avete naturalmente la vostra tecnica particolare. Questo Nettuno vi rende spirituali e questo Nettuno, vedete, è anche un'antenna puntata che Nettuno stesso, proprio questo tridente, punta verso le stelle, esce dal profondità del mare, nella spuma, e punta questo tridente verso le stelle. Voi ce l'avete, avete questo oggetto prezioso, magico, un po' come la bacchetta di Harry Potter, e avete oggi, in un certo senso, anzi, sentite questa antenna vibrare, cogliete vibrazioni dall'universo, perché questa luna qua è legata a ciò che è veramente ampio, universale, infinito. Sentite l'infinito, sensazioni molto belle, molto interessanti, che poi potrete sfruttare nei prossimi tempi per realizzare, creare, fare. State connessi voi dell'acquario oggi e domani, perché ricevete degli input fantastici dal mondo che vi attorna. I pesci, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, undicesima casa, giornata in cui guardare al futuro, pensare al futuro, come sarà prossimamente. Avete un'età, potete essere giovani, potete essere non giovani, ma è una giornata in cui vi interrogate: che ne sarà di me? Cosa succederà? Quali saranno i prossimi sviluppi? L'oroscopo pronostica sviluppi decisivi, come cantava Sergio Caputo. Radio mi pugnala con il festival di fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori. L'oroscopo pronostica sviluppi decisivi, e con il mio amico Piero Angela, voilà. Allora, state pensando al futuro, pensate oggi e domani, pensate in negativo? No, pensate in positivo, perché la luna è dalla vostra parte, quindi capite che ci sono delle cose che vanno fatte, nodi da sciogliere, questioni da risolvere, porte che si possono aprire con una certa tranquillità. Adesso voi avete un grandissimo potere, che è quello dell'oceano, voi siete come l'acqua che può invadere tutto, avvolgere tutto, così come l'oceano avvolge i galeoni sommersi, i tesori sommersi, le sirene, Atlantide, avvolge i bagnanti, insomma, e lambisce le coste di tutto il mondo. Voi siete così, siete come l'acqua che prende forme diverse, che entra nella caraffa e prende la forma della caraffa, nel bicchiere prende la forma del bicchiere. Oggi avete delle buone idee per quel che riguarda il futuro, pensate al futuro, lo mettete a fuoco, quindi approfittate di questa luna per prendere anche delle decisioni che sono assolutamente corrette a proposito del vostro futuro. Bene, finisco qui, prendete la palla al balzo sempre. Voilà, vi saluto io e il mio caro amico del cuore Piero Angela, un po' tipo Barbara D'Urso, però io al posto del cuore, Piero Angela, è il mio mentore. Vi saluto, piccini cosmici, e mi raccomando, siate molto molto felici. Ciao, alla prossima volta.